Ciao, io sono Luca di approcciala.it. In questo video parleremo del mio metodo segreto per rimuovere l'ansia approccio velocemente. Per iniziare ti ricordo che sono usciti i nuovi corsi al vivo a Roma con Gianluca, nuovo coach ufficiale di approcciala.it. Ricordo che dal 17 al 24 gennaio 2022 ci si può iscrivere a un prezzo di lancio più basso, poi dopo il 24 gennaio il prezzo aumenta. Tutte le informazioni sono sul sito www.approcciala.it o cliccando sul primo link in descrizione. Se hai domande, dubbi, non sai come funzionano i corsi al vivo, ci sono sempre i contatti del mio team in descrizione, sia il numero di telefono gratuito per parlare a voce, sia il contatto WhatsApp per parlare via messaggio. Quindi parliamo appunto del mio metodo segreto per rimuovere l'ansia approccio velocemente. In realtà è un metodo che si può utilizzare per rimuovere qualsiasi paura e sottolineo rimuovere, adesso tra poco ne parliamo più un attimo in dettaglio. Uno dei problemi con l'ansia approccio è che tante persone pensano di aver rimosso l'ansia approccio, in realtà semplicemente l'hanno superata temporaneamente tramite il sopprimerla, in realtà quando poi effettivamente smettono per un periodo di tempo di qualche giorno, smettono di approcciare per qualche giorno, per qualche settimana, per qualche mese, oppure si fidanzano per qualche anno e poi dopo quando ritornano single ritornano ad approcciare, si rendono conto che c'è ancora l'ansia approccio perché non la si è rimossa definitivamente. Quando si rimuove definitivamente l'ansia approccio puoi anche passare anni a non approcciare. Io ho fatto questo esperimento delle volte per mesi, effettivamente sono uscito volutamente, cioè nel senso non sono uscito volutamente ad approcciare, a conoscere nuove ragazze, effettivamente poi quando sono tornato sul campo, ma anche basti pensare al lockdown da marzo a maggio del 2020, avevo già fatto questo test diverse volte e effettivamente posso dire, ma una cosa che io la so già da anni, l'ho visto anche tante volte in altri studenti, adesso tra poco vedremo anche delle dimostrazioni di questo lavoro sulle paure, e quindi un conto è rimuoverla definitivamente per sempre, un conto è superarla soltanto temporaneamente. Quindi quello che andremo a vedere tra poco sarà un estratto di una sessione di teoria in un corso al vivo, quindi dove sono andato poi a spiegare più nel dettaglio questo metodo per rimuovere definitivamente l'ansia approccio per il lungo termine. Però prima di vedere questo estratto, che sarà penso anche piuttosto lungo, e vediamo qualche spezzone di alcune video testimonianze di chi ha fatto questo lavoro sulle paure nei corsi al vivo, perché se tante volte poi non ci si crede, ma com'è possibile rimuovere definitivamente le proprie paure, e tante volte è proprio una cosa anche fatta molto velocemente durante i corsi al vivo, parliamo proprio di un giorno o anche addirittura qualche ora, si riesce, non che la si rimuove definitivamente in qualche ora, ma la si abbassa veramente tantissimo già in qualche ora, e poi chiaramente c'è il lavoro che va fatto dopo il corso al vivo, però la si abbassa veramente tanto e in maniera definitiva già anche solo in qualche ora, se si capisce effettivamente il metodo. E poi quando andrai ad ascoltare effettivamente l'estratto del corso avvio ti sembra anche una cosa abbastanza astratta, in realtà esattamente perché è una cosa che è intangibile, è una cosa, diciamo, è un lavoro che si fa sulle proprie emozioni, siccome è una cosa che è intangibile non è che la tocchi, non è che tocchi le tue emozioni, anche se si percepiscono in maniera molto evidente quando senti l'ansia approccio, cioè, si sente, però siccome è una cosa che non si tocca fisicamente tanti lo percepiscono come un lavoro astratto, magico. Quindi prima vediamo alcune spezioni di video testimonianze di studenti che hanno già fatto questo lavoro nei corsi avvio, in modo ti rendi conto di una cosa che già stata fatta, che funziona, e poi dopo passiamo all'estratto vero e proprio del corso avvio dove ti faccio vedere, dove vado a spiegare più nel dettaglio come funziona questo lavoro sulle paure. Quindi partiamo prima con le video testimonianze. Mi sono reso conto del fatto che non avevo più alcun risultato con le ragazze, cioè avevo un'ansia d'approccio che era arrivata a livelli stellari. Io ho provato a ritornare in campo da solo dopo, sono tanti anni che pratico, nel senso non lo so sono tornato, diciamo, in campo praticando varie volte, zero, nel senso che o non riuscivo ad approcciare assolutamente nessuna per la troppa paura, o quando approcciavo le ragazze non facevo alcun effetto su di loro, nel senso, ma alcun effetto, zero, cioè nel senso brutte, belle, eccetera. Uno, non sapevo che cazzo dire. Due, ansia d'approccio alle stelle, paura, una tensione della Madonna. Ero teso perché, vabbè, stavo solo iniziando a fare il lavoro sulla paura che mi stava dicendo lui, e che è molto particolare ed è molto 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 efficace, c'è una cosa incredibile. Io pensavo, c'è una leggenda, no, nel mondo della seduzione, che l'ansia di approccio, la paura ti rimarrà sempre. In realtà è così fino ad un certo punto, nel senso che ovviamente abbiamo tutti delle paure inconsce, no? Però una volta che le rimuovi, buono, cioè nel senso non hai più un cazzo da fare, cioè non hai più una struttura, cioè non segui più una struttura
logica nel oddio che cosa dico per parlare con una tipa, oddio cosa faccio ora, non è più una struttura logica, perché rimuovi la tua paura, quindi diventi tipo onnipotente. Cioè, io mi sono sentito Dio in questi giorni. Ci siamo fermati, lavoro sulle paure, molto particolare. Dopo, diciamo, qualche ora basta, nel senso, dopo qualche ora era già, potevamo chiudere, andare a casa, nel senso che tutte le paure, diciamo, le paure principali erano state rimosse. E la prima ragazza bella che vedo, ma proprio bella bella, cazzo, vado subito, zero ansia d'approccio, una roba incredibile, assurda, zero ansia d'approccio e niente, non ho più paura. Anche con i tuoi esercizi poi ho migliorato, ma un botto, tutto è incredibile, che faccio ogni giorno, ogni giorno, però sono utilissimi. È la seconda volta che faccio un corso dal vivo con Luca di 2 giorni, il primo l'ho fatto l'anno scorso, sono riuscito a distruggere completamente le mie paure, che non sono più tornate, o almeno no, non sono più tornate sinceramente, perché le tecniche che abbiamo usato nello scorso, in generale nei corsi dal vivo, ti distruggono completamente l'ansia d'approccio, che in realtà non persiste come ti dicono tutti, ma in realtà può essere eliminata del tutto. Si è subito notata la differenza, perché non avevo assolutamente ansia d'approccio, ero iper diciamo sbloccato. La conversazione andava da Dio, già da un anno pratico gli esercizi di Luca e sono spaziali, ve lo consiglio veramente di brutto. È andato molto bene, mi sono sentito sbloccatissimo, a questo punto gruppi da sole, ragazzi, non conta più niente, una volta che ti sblocchi e sei leggero non conta assolutamente più niente, ed è una cosa che non si trova da nessuna parte, quello che spiega Luca, per sbloccarti. Io so che la maggior parte delle persone che guarda questo video, ogni volta che va ad approcciare ha sempre la solita ansia d'approccio che gli sale tutte le volte, non importa quanto praticate, vi dicono che l'ansia d'approccio rimarrà sempre, anche un pochino, ma è una puttanata, l'ansia d'approccio va, c'è un modo per eliminarla, Luca lo insegna, è l'unico in Italia che lo fa, e una volta che siete liberi potete fare qualsiasi cosa. È davvero interessante, ho notato un miglioramento la domenica dalle 5 alle 6, abbiamo fatto qualche esercizio specifico che ha proprio cambiato il risultato in termini di... sia di mentalità che di game. E dopo un'ora di lavoro dalle 5 alle 6 devo essere sincero, cioè abbiamo praticamente non ho preso neanche un no. Comunque sì, Luca, cioè è incredibile, cioè ti dico, sono veramente contento perché sto facendo delle cose che non ho mai fatto fino ad ora, cioè non veramente, cioè è tutto più naturale rispetto a quando era con... E la cosa mi piacerebbe comunque poi... Ora, adesso voglio un pochettino crescere col game, però poi vorrò fare un altro incontro con te, dove comunque, un altro corso, dove comunque giochiamo sempre su questa cosa qua dell'ansia. Perché, ripeto, vedo che ce n'è ancora un pochettino di esitazione, roba, però ho notato che sono proprio più fluido. E prima non ce l'ho mai avuta questa cosa qua. Cioè, è incredibile. Non è completamente una cosa diversa da come facevo con... completamente diverso. Cioè con lui mettevo un'ansia addosso, prendi, vai da quella, poi ti faceva il cazziatone. E quando ero da solo mi succedeva che io, Belin, dovevo sforzarmi da solo di dire, ah, pinca, prendi, vai, poi arrivavo, mi facevo il cazziatone da solo. Cioè è un'altra cosa. Ha notato una mia difficoltà iniziale? Capendo che io ho certe paure e ansie subconsce, e quindi mi ha aiutato a superarle. Ha un modo per aiutarti a superare la paura che è decisamente più profondo di quello che fanno altre scuole, che semplicemente ti buttano
ti butto in certe situazioni, ma poi tutto finisce lì. Quindi io sì, non avevo l'ansia per un po', però poi mi tornava. E con lui, per esempio, abbiamo approcciato anche un tavolo di quattro ragazze davanti a tutti, ma non è tanto quello, è come lui ti fa elaborare quello che ti sta accadendo, che veramente ti cambia. E infatti, da quell'episodio in poi, tutto più o meno è stato in discesa, nel senso che ogni approccio fatto da lì in avanti ho sempre ottenuto dei segnali di interesse da parte delle ragazze. Vuoi che fossero modelle, vuoi che fossero anche persone normali, ragazze normali comunque, tutte si fermavano incuriosite. Poi se andavano via, di base io ho fatto degli errori tecnici che lui puntualmente mi ha sempre corretto. Ma comunque da lì in poi ho fatto ieri un instant date con una modella italiana veramente, veramente molto carina. Risolvi un problema delle tue paure immediatamente, le cose senza che neanche tu te ne accorgi cambiano, cambia il tuo approccio, la tua attitudine e di conseguenza cambia anche come ti poni con le ragazze. E quindi diventa semplicemente un godersi quei momenti, tanto sai che stai facendo le cose giuste e ti devi solo calibrare sulla base della situazione che hai di fronte, ma poi tutto viene da sé, è facile, ti diverti e chiaramente si divertono anche le persone con cui interagisci. Perché non ho fatto altro che ricevere comunque degli apprezzamenti per quello che ho fatto e per il tempo che comunque abbiamo passato insieme. All'inizio non riuscivo a parlare neanche, cioè avevo difficoltà con la conversazione con chiunque. Poi abbiamo fatto un lavoro sulle paure con Luca e abbiamo lavorato su questo e lì sono riuscito a sbloccarmi con la conversazione, a parlare di tutto. Sì, la conversazione era l'ostacolo principale riscontrato nel day one, cioè ieri. Non riuscivo ad affrontarla con la giusta serenità, ma non perché non ne fossi capace, ma perché penso ero bloccato io, e non si impara a fare conversazione in un giorno, è evidente. Quindi se ieri non riuscivo a farla e oggi sì, è perché avevo dei blocchi, dei freni comunque dentro di me. Oggi era diverso. Oggi era diverso, ecco. Quindi oggi le conversazioni erano molto più fluenti, molto più spigliate, molto più fluide e che avevo davanti lo percepivo. Tant'è che ricordi che ieri c'erano tante ragazze che l'open era sempre andato più o meno bene. Ok? Infatti, tant'è che all'open, anche se camminavano velocissime, si fermavano, mi guardavano anche bene. E cazzo, dice, ma perché dopo 30 secondi se ne vanno queste? Perché c'erano problemi di pause, di interruzioni, di poca scorrevolezza, di poche argomentazioni, di tante altre cose che comunque oggi sono state affrontate e spero risolte. I fatti danno I fatti prova. danno prova di ciò, sì. Lavoro sull'ansia d'approccio. Quindi ti dico adesso, vediamo un bordello di roba. Se tutte le volte tu dici quello che ti viene in mente, finiamo dopodomani. Quindi poi io ti consiglio di segnarti le cose e anche se di segnarti magari domande e magari facciamo delle interruzioni per domande, perché se ci fermiamo ogni 2 secondi ci mettiamo 3 ore, no, per davvero 3 ore. Poi io tento di riassumerlo, però cioè, come l'ho spiegato nell'aggiornamento è venuto tipo 1 ora e 40. Sei avvantaggiato dal fatto che l'hai già comunque provato sul campo, quindi nel momento in cui lo provi sul campo già si capisce molto meglio rispetto a sentirlo solo a livello teorico. Quindi la solita cosa del desensibilizzarsi non basta. Cioè, desensibilizzarsi si intende l'approcciare tanto, non basta. L'avrai notato, lo notano tutti quanti dopo un po', l'approcciare tanto è soltanto una parte. Qui c'è il solito mito lì nel mondo della seduzione, che la si approccia rimane per sempre, ma non è vero. Quindi fondamentalmente abbiamo tutti quanti delle cisterne con le varie emozioni. Poi io ho anche delle immagini che ho preparato, poi le ho messe appunto dentro l'aggiornamento, però dovrei averci anche qua.
da far vedere per rendere più chiaro il concetto, se ce li ho qua. Ok, le metto tutte una di fila all'altra così. Dovrebbe essere più facile capire il concetto. Quindi abbiamo tutti quanti delle cisterne con le varie emozioni di una quantità indefinita. E per ogni situazione di vita, ti faccio, partiamo già con l'immagine, perché così almeno è già più comprensibile. Molto semplice da capire, cioè a prova di scimmia. Quindi, cisterne, con le, ovviamente tu non è che hai delle cisterne qui, per intendere che all'interno di te hai diverse emozioni di diversa quantità su ogni area, sulle situazioni con le ragazze, però a diversi livelli, c'è l'ansia nell'approccio, poi c'hai la paura magari di fare contatto fisico, poi c'hai magari a un certo punto la paura di fare l'invito per portarti una ragazza a casa, perché sono, per esempio io, ma forse l'ho detto ieri, la roba della sera, non lo so, qualche giorno, qualche settimana fa che devo invitare una a casa. E mi sono riconosciuto e stavo un attimo esitando nell'invito. Infatti, poi appena mi sono riconosciuto e stavo esitando, ho fatto subito l'invito. Perché quante volte ti trovi nella situazione di fare l'invito per andare a casa? Poche volte, cioè decine, un centinaio di volte rispetto a magari migliaia di volte ti puoi trovare nella situazione di pre-approccio, ovvero di ansia approccio, oppure nella situazione di fare contatto fisico, sì, puoi fare centinaia di appuntamenti. Il concetto è che nella parte di invito ti trovi molte meno volte, quindi ci sono diverse paure, diverse fasce su diverse aree. Ti risolvi poi le paure con le ragazze e non so, inizi a fare business e hai, non so, all'inizio la paura di spendere soldi per un corso oppure per una consulenza. Quando ho fatto la consulenza a 2500 euro per un'ora, c'ho una paura assurda. Sia prima di pagare, sia anche dopo che ho pagato, finché poi non ho fatto la consulenza, anche quando ero in una consulenza avevo comunque una paura assurda. E quindi hai diverse paure, poi non so, magari risolvi lì, poi non so, vai a parlare in pubblico e hai la paura di parlare in pubblico. Quindi questi sono i diversi settori, diciamo. Quindi queste sono diverse emozioni, quindi non so, questa qua, paura, rabbia, frustrazione, e ce ne sono tutte quante le altre, chiaramente, se non messo giusto tre, però ci sono tutte quante, tutte. Quelle ti possono venire in mente, la gelosia, non so, tutte le varie vergogna, non so, tutte le varie emozioni, e per ognuna ci sono gli ambiti, i diversi ambiti, quindi non so, l'ansia approccio con le donne, cioè facciamo la sfera sentimentale, non so, dimmelo te, non so, ho paura di parlare in pubblico, che cacchio ne so, la paura di fare un viaggio da solo. Perché sennò chissà la gente che cosa pensa. E però all'interno di ognuna ci sono poi anche diverse fasce, quindi non so, se come ti ho detto per le ragazze magari c'è la parte qua di ansia approccio e la tiri giù un po', però poi ci sono anche le paure, quella di fare contatto fisico, la paura di fare un invito a casa, la paura di baciare una ragazza, quindi arriva a zero quando le tiri giù tutte. Quindi queste là sono le varie cisterne di emozioni. E con tutte le varie emozioni hanno una quantità indefinita per ogni situazione di vita, quindi non puoi sapere quanta ce n'è, finché non arriva a zero o molto vicino a zero non sai quanta ce n'è, ma non è una cosa che deve interessare, quindi siamo abituati, il problema è che siamo abituati a tutta la vita a sopprimere le emozioni negative, come la paura, chiaramente adesso di quello di cui parliamo nello specifico è la paura, ma quello che devi capire è che si applica a qualsiasi cosa, anche perché la parte di paura l'hai già ridotta comunque tanto, cioè la parte di rabbia l'hai vista per esempio ieri, come è scattata la roba lì, perché dentro c'è, quindi finché non la vai a togliere ti faranno sempre incazzare queste situazioni, quindi siamo abituati a tutta la vita a sopprimere le emozioni negative, come per esempio la paura e a non stare con noi stessi, per esempio quando una ragazza ti lascia e ci si va, cosa si va a fare? Si va a ubriacare per dimenticare. Però in questo modo non stai sentendo il dolore, non stai sentendo la tristezza, la frustrazione, la rabbia, tutte cose che la vita ti ha dato la possibilità di sentire quell'emozione, che magari era, cioè, per tirarne fuori grosse quantità, cioè servono eventi intensi. Quindi la vita ti ha dato la possibilità di sentire quell'emozione e farla uscire, adesso poi ti faccio anche le altre immagini per capire meglio. E però lo si ributtano giù, come in questo caso nello specifico, andando a ubriacarsi, oppure non so, una giornata no,
a lavoro e si arriva a casa e si distrae guardando la TV o giocando ai videogiochi. E poi chiaramente è necessario anche lavorare sulla situazione, cioè se uno fa un lavoro che odia, gli fa schifo e quindi tutti i giorni torna a casa frustrato, incazzato, dice ok, fai il lavoro sulle emozioni, però lì è anche un problema oggettivo che sei in un ambiente che ti fa vomitare, lì dovresti risolvere oggettivamente la situazione. Puoi fare il lavoro sulle emozioni, tutto il lavoro sulle emozioni che vuoi, però cioè, se sei tutti i giorni in un ambiente che lo odi, cioè, continuerai a odiarlo, non è che... Cioè... Oppure, non so, la cosa del cellulare, cosa l'avevo già detto nella versione precedente, prova ad andare sul campo senza il cellulare, l'hai provato a fare? Ho provato senza cellulare, no, però ho provato, diciamo, mentre approcciavo quando sentivo che mi devo distrarre perché mi ho dato rifiuto, ho detto non lo devo prendere perché lo prendo apposta per distrarmi. L'ho lasciato, cioè lo stavo per prendere, però intenzionalmente lo lascio in tasca. Lo so, ma è una cosa totalmente diversa. Sì? Se vai senza cellulare, cioè proprio impazzisci, perché a un certo punto non ce la fai più e vuoi guardare. Non te lo porti in tasca e non c'è, e sei lì da solo con te stesso e non puoi scappare. Quindi ti consiglio di farlo almeno una volta. Ci sono le camere di deprivazione sensoriale, non so se sai cosa sono, dove ti vengono azzerati i sensi, quindi dove è tutto buio, sei immerso in un liquido che però non lo senti, quindi non hai il tatto, e fluttui. Sei in un liquido, E però... come respiri, cioè? Sì, no, ma chiaramente c'è Ah. la galleggi, quindi la parte della testa è fuori, però se il liquido, non so che tipo di liquido sia, però non lo senti, Non lo senti. quindi il tatto non c'è, non hai la vista perché è tutto buio, non ci sono suoni, Stai non solo con c'è l'emozione. l'olfatto. All'inizio, figlio, non l'ho mai fatto, però so, per esempio Julian, questa cosa la so da Julian, lui l'ha fatta questa cosa qua, e... All'inizio è figo perché non c'è, stai fluttuando, non senti niente, non vedi niente, però dopo un minuto, dopo 2 minuti, dopo 5 minuti sei lì da solo con te stesso e non puoi scappare da niente, non c'è niente. Quanto dura? Non lo so, non ho idea. E lì iniziano a salire effettivamente tutte le varie emozioni perché per la prima volta effettivamente ti trovi da solo con te stesso, cioè le persone... Non si fermano mai da soli, seduti, senza stimoli, a effettivamente vedere come si sentono. Perché se lo facessero, cioè non sarebbero in grado di farlo. Perché appena iniziano a sentirsi male, e si sentirebbero male. Per questo, la maggior parte delle persone hanno una vita frenetica per scappare. Perché appena si fermano un attimo, non ci riescono. Il punto successivo lì che ho scritto è spegnere l'agitazione con il fumo. Questa. Penso che tu lo conosca già. Quindi il corso naturale dell'emozione è quello di esprimersi e tramite questo si consuma ed esce. Quindi cosa facciamo direttamente con le Quindi il corso naturale dell'emozione è quello di esprimersi. Quindi per di solito per l'ansia si prova spesso nel petto. Quindi non so, passa davanti una ragazza. Oppure, no, non so, vabbè sì, facciamolo con ansia. Passa davanti alla ragazza, l'emozione si esprime, lei inizia a sentire. Quello che bisogna fare è concentrarsi su quella sensazione per cercare di farla espandere. Se non la fai espandere, cioè non... Sì, la stai sentendo, però cioè, il gioco è concentrarsi su quell'emozione, su quello che stai sentendo e cercare di farla espandere in modo da amplificarla di più, in modo da sentirla di più. Per quello, cioè, vedi una ragazza... Non andarci subito, in discoteca, io prima di fare quell'approccio lì, sicuramente l'ho guardato un po' prima, per farmi venire più ansia, però se ci vai subito, se ci vai subito, sì, la stai Quanto sentendo? tempo di preciso bisogna Non c'è un aspettare? tempo di preciso, un po', dipende, se la ragazza sta camminando velocissimo non è che puoi aspettare, se è ferma puoi magari aspettare un po', aspetti qualche minuto, Quando finché... vedi che non ce la fai quasi più, che proprio cioè che non la che se Non non c'è una tempistica, stai un po' per sentire la sensazione, cerchi di amplificarla più possibile, 1 minuto, 2 minuti, poi dopo vai perché sennò poi magari non c'è più la situazione. Quindi la devi amplificare, altrimenti ce la stai buttando giù, altrimenti la sensazione si esprime e però tu la dici no, vado subito, oppure non lo so, mi sento la musica, guardo il cellulare, sono con gli amici e la stai ributtando giù e rimane sempre lì. Quindi il gioco è... Concentrarsi sulla sensazione, amplificarla in modo che poi esce e la cisterna quasi abbassa, chiaramente qua si è abbassata di tanto, se non semplicemente per far rendere il concetto, però magari si è abbassata di uno, su magari 1000, non lo sai quanto sono. Più è intensa l'esperienza, più Quindi
più vai ad abbassare la paura. Quindi il gioco è mettersi in situazioni che ti generano paura, sentirla e lasciarla scorrere senza volerla mandare via. Questa qua è la questione: senza volerla mandare via, devi iniziare ad accettarla. Siamo composti anche da emozioni, ci sono quelle positive e negative. Finché però le continui a vedere come questa è negativa e questa è positiva, continuerai a vivertele male. Quindi devi anche iniziare ad accettare che c'è anche la paura, c'è anche la rabbia, poi nel momento in cui capisci che ci sono e le accetti, cioè ci sono delle volte in cui magari mi sento giù, però non cerco di opporre resistenza a questa cosa e dura qualche ora, un giorno al massimo, e poi il giorno dopo tutto a posto, perché non lo vedo più come una cosa negativa. Quindi quando la sperimenti e la lasci esprimere è un pochino di quell'emozione che sta uscendo dalla cisterna. Quindi il gioco è mettersi in situazioni che ti generano paura, sentirla e lasciarla scorrere senza volerla mandare via, importante, senza volerla mandare via. Il problema è che essendo un'emozione negativa non la si vuole provare. Sono incazzato e non voglio più essere incazzato. Benissimo, non la stai accettando, la stai respingendo. Tutto ciò a cui resisti persiste. Tutte le volte che resisti alla paura, resisti alla rabbia, resisti alla frustrazione, no, non voglio sentirmi così, non devo sentirmi così, continuerà a rimanere lì per sempre. Io questa cosa qua ce l'avevo con l'apatia. Adesso non lo trattiamo qua perché è un discorso, poi ti confondi le idee e basta. Però l'apatia è stronza perché non la senti, cioè è proprio sentire niente. E io però ce l'avevo, cioè avevo tolto le varie emozioni, però c'era sempre quella roba di apatia, insomma, che andavo in discoteca oppure uscivo di giorno e ero lì, mi sentivo apatico, cioè che non approcciavo mai, non sortivo nessun effetto, ma non sentivo ansia, cioè sentivo niente. Cioè spento, vuol dire? Sì. Apatia, cioè vuol dire proprio piatto, Emozionale. sì, però in realtà anche quella è un'emozione, e quella non riuscivo ad accettare perché è stronza, perché non la senti, invece sì, anche quella la puoi sentire, solo che non stai sentendo niente, è paradossale, è difficile, cioè io ci ho messo mesi solo per capire queste cose, quindi come ho detto, il problema è che essendo un'emozione negativa non la vogliamo provare, cioè, l'esempio di magia l'hai già visto. E appunto vale per qualsiasi emozione, cioè a livello di fatti non stai facendo niente, cioè non è niente non è una cosa esteriore che ti metti lì e la tocchi e fai qualcosa, cioè sei lì che sei fermo con te stesso e stai sentendo l'emozione, perché tanti si perdono solo che cosa devo fare, che cosa devo fare nel pratico, non è una roba che tocchi, cioè è una cosa che fai tu interiormente, quindi tanti non capiscono questa cosa qua, e appunto cioè non si tratta di niente di magico ed esoterico, cioè si tratta semplicemente di come funzionano le emozioni, solo che nessuno le ha mai spiegate queste cose. E quindi sembrano robe magiche, mistiche, siccome non è una cosa fisica che tocchi, sembra una roba magica, ma invece funziona esattamente così. Quindi, come detto, il problema è che non vogliamo sentirci in questo modo, quindi la sopprimiamo l'emozione cercando di distrarci, di non sentirci in quel modo. Invece bisogna fare esattamente il contrario, bisogna cercare di sentirsi il più possibile in quel modo, però è difficile perché è brutto, perché essendo un'emozione negativa non la vuoi provare, non la vuoi sentire, quindi bisogna invece sentirla, bisogna fare il contrario, cercare di sentirla il più possibile, cercare di amplificarla, e nel giro di qualche mese inizia a calare parecchio, più sono intense le situazioni in cui ti metti, Nel giro di qualche ora, ma o nel caso. dipende da quello che fai, dipende in quale situazione ti metti. Dipende da quanto per la paura è molto bloccata dal fumo, dalle distrazioni, da tante altre emozioni, le puoi togliere anche abbastanza più velocemente, dipende da quello che fai, la cosa lì del dolore nell'essere rifiutato lo puoi togliere anche abbastanza velocemente. E mi ricordo che quando ho iniziato a farci caso, questa cosa qua l'ho tolta in meno di un mese. Ci facevo caso appena uscivo in interazione, è una cosa che facevo subito appena uscivo dall'interazione. Sentivo che effettivamente, cazzo sì, effettivamente mi ha fatto male il rifiuto, e mi mettevo subito a farci caso e a cercare di farlo espandere il più possibile, stava un pochino e poi era una piccola fiammettina e poi dopo scendeva. E lo rifacevo così ogni approccio, lo facevo così, non ci ho messo tanto a toglierla. Poi Posso magari anche dire. perché non era una roba grossa, come detto non hai modo di sapere quanta ce n'è, quindi magari serve più tempo, occhio anche adesso a non cadere, questo non c'è scritto, però occhio adesso a non cadere nel paragone, siccome io ci ho messo un mese con il dolore, togliere il dolore nell'essere rifiutato, allora anche io ci devo mettere un mese, no, magari ci metti 30 anni, che ne sai, e magari ci metti invece di meno su un'altra emozione, non lo sai quanta ce n'è, non sai quanta ne ho io, quanta ne hai te, non lo sai, quindi non cadere nel paragone, io ci devo mettere così, magari ci metti di meno su un'altra cosa, e
Invece la questione della paura, cioè la porti a zero, in quello che ho visto io su me stesso, cioè in 1 o 2 anni, per portarla totalmente, totalmente a zero. Lo senti, cioè abbassarla la puoi abbassare tanto che in qualche mese, come hai visto. Cioè, quel flirt che ti veniva automatico ieri, a inizio giornata, nella conversazione, che era molto scorrevole e automatica, Quando? in qualsiasi interazione. In tutte le interazioni e appunti ho segnato sempre buono il flirt. Poi non mi segnavo più diciamo, gli agganci specifici che coglievi perché comunque quella parte lì è ormai a posto, poi magari devi calibrare un po' meglio sul fatto che non devi utilizzare la struttura preparata, però a livello di agganci che ti vengono automatici da cogliere, quella ti vengono e quella là, anche perché si è andato a lavorare sulle paure, la conversazione è più scorrevole, quindi quello. Eppure però io ancora sento queste cose, Lo anche con so quelli perché ti ho australiani. detto che ci vuole per portarla a zero, non l'hai portata a zero, l'hai abbassata di tanto, ma non l'hai portata a zero. Per portare a zero ci vuole tanto. Lo senti nelle registrazioni, se paragoni le registrazioni del 2016 a quelle del 2018, ed è stato il 2017 l'anno in cui ho iniziato a fare queste cose in maniera più consapevole. Non ho registrazioni del 2017, sarebbe stato interessante vedere com'erano, però senti una differenza enorme. Però ci vuole anche il tempo, diciamo così, la Sì, pratica. per abbassarla lo fai anche in qualche mese. Per abbassarla anche di tanto, per portarla a zero totale, da quello che ho visto io, almeno un anno, se non anche due. A che cosa si riferisce adesso? All'ansia di approccio? Sì, l'ansia approccio, nello specifico. Quindi la paura più grossa a stimolare è quella del giudizio degli altri. La paura che hanno tutti quanti è quella di apparire strano di fronte alle persone. Questa lo spiegava Ozzy al Free Tour. Che diceva le 4 maggiori paure dell'uomo nella seduzione: la paura di finire in uno scontro fisico con un altro ragazzo, che io non ho mai avuto, poi non so se No, dipenda. io ho fatto apposta, ogni tanto approcciavo tipo coppie. Sì, ma cioè, è una cosa irrealistica, non succede mai. Quindi, No, infatti. la paura di finire in uno scontro fisico con un altro ragazzo, la paura di apparire strano di fronte a tante persone, la paura di non essere abbastanza, e cos'era l'altra? La paura di perdere i tuoi gruppi di appartenenza. Nel momento in cui in realtà togli quella di apparire strano, tutte le altre la seguono a ruota. Tutte queste altre tre che ho elencato, se la seguono a ruota, cioè nel senso se ne vanno via automaticamente anche quelle. Posso dire qualcosa? No, vai, dimmi. Ok. Che stavo dicendo? Io comunque ho cercato di capire qual è la mia paura più grande, no? Nell'ansia d'approccio. Infatti ho scoperto che se non c'erano tutti gli altri ero totalmente diverso, quindi ho visto che proprio la mia paura più grande era il giudizio degli altri. Durante... Perché tu hai detto una volta nel videocorso bisogna cercare di capire qual è il problema dell'ansia d'approccio, ma qual è la paura specifica? Hai cercato tu di dire, no? Devi trovare, devi capire qual è la tua paura precisa. Sì, non mi ricordo di aver detto questo, Sì, però. sull'ansia di approccio. Capire, hai paura di quello che pensano le ragazze, paura di quello che possono pensare gli altri intorno. Ah sì, ok, Per mi me ricordo. era... Sì, ma è sempre riconducibile a che cosa ne pensano gli altri. Cioè, la gente non vive la propria vita perché ha paura di quello che penseranno gli altri. Quindi, esempi per stimolare la paura e il giudizio di altri: andare in discoteca da solo, dove sei in un ambiente sociale dove tutti quanti sono lì a festeggiare, tutti quanti sono lì a far festa e tu sei lì da solo. La tentazione di mettersi al telefono è molto forte. La tentazione non so, di continuare a camminare in giro per la discoteca, di non stare fermo, perché se sto fermo da solo, tutti vedono che sono da solo, a parte che nessuno ti sta guardando. Sì, Ma comunque, a sì. livello di percezione, tu senti che sono qua da solo, tutti sanno che sono da solo, e quindi ti continui a spostare, vai in bagno, fai finta di andare in bagno, guardi il telefono, faccio finta di messaggiare, così vedono che sto messaggiando qualcuno, così almeno capiscono che non sono da solo, che comunque nessuno ti sta guardando. La tentazione di prendersi da bere è molto forte. Quindi la discoteca da te è un ottimo Buona posto per questa, lavorare sulle paure. eh. Ok. E fare approcci assurdi in discoteca, tipo quella che ti ho fatto vedere, approcciare ragazzo o ragazza che si stanno baciando, oppure approcciare subito come primo approccio il gruppo più difficile, che di solito è quello di una pista da ballo, con la ragazza più bella della discoteca, che è sempre insieme ad altri uomini, perché non è mai da sola con altre amiche, ci sono sempre anche altri uomini nel suo gruppo, e sono sempre che ballano in cerchio. Ed è il cerchio della morte, e tu entri in mezzo al cerchio e ti guarderanno tutti. E ti guardano, non so, ti guarderanno loro, ti guarderanno anche tutti gli altri che ci sono intorno, perché in discoteca ci sono
tutti quanti, cioè quando sei nella pista, ok, ci sono tutti quanti i gruppi, ma ci sono tutti gli altri poi uomini intorno che ci stanno tentando di provare con le ragazze di quel Ma che tipo gruppo. di discoteca parli tu? Qualsiasi. Ok. Nella pista a ballo. Ma io ho visto altro, però diciamo che... Nella pista a ballo è sempre così, Sì? cioè, sempre tutti in cerchio. Quando i gruppi, non è che sono cerchi enormi, cioè, la pista Ma a ballo è gruppi di affollata. persone, dice, Sì. Se sono in un gruppo di 6 persone che sono lì che sono più in cerchio. ok. Ok. E che cosa, come approcci, cioè, lì in discoteca? Niente, ma lì fare questo approccio è sbagliato a livello tecnico. A livello tecnico è sbagliato approcciare un gruppo così. Devi, in questo caso, in realtà, approcciare prima un ragazzo, se è un set misto. Quindi a livello tecnico è sbagliato entrare nel cerchio, è solo Ha paura. per farti giudicare tutti quanti. E Ok. prima però guarda la situazione in modo che Ti genera ti paura. Ok. inizia a venire già l'ansia. Approccia i gruppi di giorno, situazioni dove la gente ti guarda, negozi, commesse, queste situazioni qua. Ormai approcciare commesse non mi fa tanto paura, più che altro mi fa paura. Ultimamente ho notato questa cosa qua, infatti la devo fare nei parchi, questi grandi gruppi con misti, non di bambini però, di persone comunque sopra i 20 anni. Io approccio una ragazza di questi gruppi e mi genera molta paura, infatti lo dovrò fare. Ok, sappi, a livello tecnico cioè, l'approccio freddo lì è fatto l'approccio freddo è sbagliato. Lì devi approcciare il gruppo, è una situazione da circolo sociale quella, quindi Sì, ma devi cioè, approcciando in approcciare. strada io non andrei mai a approcciare un gruppo con l'intenzione di cercarmi una ragazza in quel gruppo, cioè non lo farei mai perché io approccio in strada, no? Si potrebbe fare, no? Ci sono persone che sono specializzate in queste cose, no? Sì, ma Sicuramente. un gruppo di quel tipo che sono al parco e si fanno i cazzi loro, lì devi approcciare tutto il gruppo in una maniera più socievole, entrare in quel gruppo, ma anche nello stesso momento, sto dicendo a lungo termine, anche in quel momento lo devi approcciare in una maniera più amichevole, dove coinvolgi tutti, ti fai amici, gli amici, e soprattutto anche gli amici maschi, e vai poi in maniera più indiretta sulla ragazza che ti interessa, ma non c'è l'approccio diretto, fare lì proprio l'approccio diretto, lì è uno schiantarsi al E io 100%. quello farò. Per la paura. Sì. No, cioè mettersi ridicolo secondo me aiuta tanto. Cioè fare quel tipo di cose lì, no? Perché sai che non porterà niente, però per la paura. Però devo aspettare anche quello prima di farlo. Devo far veramente salire l'ansia alle stelle e poi farlo. Delle volte le varie emozioni sono così soppresse che non le senti neanche, quindi bisogna martellarla un po'. Per esempio, ma forse le vai, no, lasciamo stare, divaghiamo troppo. Un altro corso al vivo di un ragazzo che praticamente lui faceva, non so, di discipline di combattimento, non so esattamente cosa, che era stato anche campione europeo, anche forse mondiale addirittura nella sua disciplina, e anche suo padre è stato campione europeo o mondiale, non mi ricordo. In discipline di combattimento, quindi è stato cresciuto, sì, uomo, sì, forte, queste robe qua, e quindi aveva, cioè, è stato abituato tutta la vita a continuare a sopprimere le sue paure. E praticamente me ne sono accorto al corso mio che cioè, lui diceva di non avere ansia d'approccio, e perché effettivamente cioè, lui approcciava, andava a cannone da tutte, ma tutte lo rifiutavano, tutte. Dopo un giorno e mezzo di corso, Wow, ancora niente, non ho concluso niente. neanche un numero, niente, no, per No, dire. forse un numero Ok, l'aveva, non lo però. so, ma proprio, cioè, tutte quante lo rifiutavano, cioè facevano anche tipo 30-40 approcci al giorno, tutte lo rifiutavano. Questo qui praticamente faceva dei cicli di combattimento, era stato abituato, insegnato e cresciuto dal padre a sopprimere le emozioni e Sì. quindi inconsciamente lui sopprimeva tutto, andava a cannone, ma Sì, non comunicava niente alla le ragazza. ragazze, cioè, non so, io non lo capivo ancora da fuori, me ne sono No? accorto dopo un giorno e mezzo, e per tutte le correzioni non sortivano effetto. Tutte le volte dicevo che cosa doveva aggiustare, ma non lo faceva. E quindi dopo un giorno e mezzo ho detto, ma qua c'è qualcosa che non va, non è possibile, cioè ti dico le correzioni, le correggi, ok, magari non lo capisci subito, però dopo 3-4 volte ti dico la stessa cosa, dovresti capirla. E cos'era tipo una cosa Ma che... tutti i piccoli errori in approccio, tutti i piccoli errori. Poi non so, ci sono che. Li puoi trovare anche gratis su YouTube, quei spezzoni di quel corso al vivo, delle correzioni sulla parte iniziale d'approccio.
E abbiamo fatto il lavoro di siamatica rinascente, io ho fatto approcciare le commesse e io ho detto, anzi, ho detto, aspetta, non andare subito. Senti prima un attimo, vedi se ti sale qualcosa, immaginati i peggio scenari, dimmi se inizi a sentire qualcosa. A un certo punto ho detto, sì, effettivamente sto iniziando a sentire qualcosa, perché era così soppressa, lui non la sentiva. Però, iniziando a martellarla un po', iniziando a farci caso, effettivamente ho detto che sì, sto sentendo un po' qualcosa. Io ho detto, perfetto, non andare subito, cerco di far espandere questa sensazione. E effettivamente abbiamo fatto due o tre approcci di rinascente, ma già tipo al secondo approccio di rinascente è andato bene. E poi in strada, giusto, abbiamo fatto giusto qualche altro approccio, tutti andati bene, zero rifiuti, ho fatto un instant date, è stata istantanea la cosa. E da lì poi effettivamente ha capito questo tipo di meccanismo, beh, è giusto l'altro ragazzo, cioè Primo giusto. risultati sicuramente. Sì, di brutto. Mamma mia. L'ho beccato qualche volta in Duomo, lui è tipo Di Milano? no, è di Genova, quindi però viene ogni tanto a Milano Ok, lui. approcciare. Ma io non l'ho più sentito. Io lo incontro così, fa, oh no, mi sono scopato questa, quest'altra, sto uscendo in questa. Io dico, ma fammi una testimonianza, non puoi dirmi così. Addirittura. Sì. Wow. Quindi lavoro che puoi fare anche da casa, cioè il solito, la cosa del sederti senza stimoli, a richiamare mentalmente le situazioni, o anche no, anche senza richiamare mentalmente nessuna situazione, semplicemente sederti e vedere le sensazioni che salgono. E con gli accadimenti tipo quello di ieri, dove ti sei insultato con le ragazze, ti è utile richiamarlo mentalmente per farti salire l'incazzatura del momento e per sentire questa sensazione e farla scorrere in modo che si abbassa. Quindi quando ci sono questi tipi di accadimenti, poi sono molto utili da richiamare mentalmente, però lo devi fare poi. La cosa migliore sarebbe stata proprio ieri, cioè che io me ne andavo, te ne stavi tu per conto tuo 20 minuti e lavoravi sull'emozione, cioè più è fresca sul momento, più ci puoi lavorare meglio. Più passa il tempo, più non ti ricordi effettivamente, cioè richiamando mentalmente l'accadimento non ti sale più quella sensazione, più passa il tempo. Quindi bisogna capire che ci sono anche dei momenti in cui tu inizi a capire questo tipo di lavoro, cioè che inizi a scoperchiare tutte le varie emozioni, devi capire che ci saranno anche dei sintomi fisici da questa cosa. Cioè, veramente ti dicono un'altra roba. Io prima delle live, cioè quando facevo le prime live, io avevo l'ansia per di fare le prime live. Però stavo lì, quello che sarebbe stato sbagliato era, non so, magari iniziare a provare l'intro della live, sentirmi della musica per pomparmi. Quello sarebbe stato sbagliato a livello di far calare l'emozione prima di cliccare vai live. E non so, magari mi partiva da X minuti prima, o magari da X ore prima, non so, non mi ricordo. Invece oggi clic, vai live e basta. Quindi, e però cioè, la vai a togliere in questo modo, ma l'avevo già detto anche la cosa che forse quando ho filmato la prima volta i video, l'avevo già detto in qualche video, poi non so se l'hai mai sentito, che io prima volta mi sono messo a filmare il primo video e non ce l'ho fatta a filmarlo perché cioè, dopo un po' mi è iniziato a salire un senso di nausea, cioè mi veniva da vomitare, a un certo punto ho stoppato tutto. Infatti poi il primo video che c'è sul canale YouTube, quella era la seconda volta che provavo a filmarlo e io ho stoppato tutto, quella era semplicemente un'ansia inconscia di probabilmente sapere che poi il video andrà a pubblico, lo vedranno tante persone e che cosa penseranno, giudizio di altri, quindi era una paura che stava saltando fuori, ma in realtà non ti serve sapere neanche che tipo di paura è, che emozione è, non ti serve sapere che cos'è, semplicemente quello che Lasciare esprimere. sentilo. Lascialo scorrere, non ti serve identificare, poi magari lo capisci a distanza di tempo che cos'era, ma sul momento in realtà non ti serve. Poi nel momento in cui hai un po' di esperienza magari puoi capire effettivamente perché stai provando una certa sensazione, però in realtà non ti serve saperlo. Oppure che praticamente no, beh, questo lo sentirei nell'aggiornamento. Allora, diciamo, ho fatto degli sbagli ultimamente, ultimi mesi, perché tipo quando andavo a approcciare, dopo, quando tornavo a casa, nel tragitto, anche se magari qualche numero, qualche approccio, cioè, andavo a casa, però mi sentivo la musica nel tragitto, No, no, è non va sbagliatissimo. Ho bene. fatto un errore grande, adesso mi rendo conto, capisci? Io andavo senza cuffie. Lo facevo, oppure lo facevo giorni alterni. Adesso è una cosa che non faccio più così attivamente. Però perché comunque è una cosa che integri nella tua vita. Cioè quando provi una sensazione, sai come funziona e la lasci scorrere. Poi. Però è una cosa che ho fatto per tanto, cioè per più di un anno, cioè proprio in maniera
tutti i giorni, poi facevo la meditazione, che io non chiamo meditazione perché sennò poi la gente non ha la Infatti fede. io pensavo che stavi, infatti ho detto, ma te lo sto dicendo prima, ho detto, devi lasciare a casa da solo un attimo con le emozioni tue, pensavo, ma non è meditazione quella. Ma ci sono vari tipi di meditazione, ma io non la chiamo meditazione perché queste cose qua le imparate da Davide, lui le insegna queste cose qua ad oggi. Sì. Davide, quello che faceva 20 approcci. Lui si è spostato da insegnare il game a insegnare queste cose qua Ah. riguardo alle emozioni. Si chiama game a livello privato prima, così a ore. Sì. E quello che ho visto succedere a tantissime persone che entrarono in contatto con questi concetti era: ok, adesso mi metto a meditare e diventerò bravo con le ragazze. E sono ancora lì. No, non hanno capito che il lavoro è sia di lavorarci a casa tramite far esprimere l'emozione, sia anche il lavoro sul La campo, ma maggior parte soprattutto il lavoro sul campo, perché se non ti metti in situazioni non non ha niente da hai. meditare. Esatto. E questo concetto qua lui l'ha imparato da Julian. Adesso anche Julian lui insegna queste cose qua. E ci sono tanti video dove Julian la spiega, video attuali. Quindi ci sono tanti video dove Julian la spiega questa cosa. Adesso non mi ricordo lo schema che è da lui. Però era action, quindi azione, boh, tipo trigger, quindi cioè, non so, ti si scatena l'emozione, release, quindi farla esprimere, e poi repeat, quindi ripeti. Quindi azione, poi senti l'emozione, lascia scorrere e ripeti. Ma fai azione! E tanti non hanno capito perché la gente Ah, ragiona. quella è la base, cioè. Sì, ma non l'hanno capito Dice, il tantissimo. problema mio è che io faccio azione, però non, poi sopprimo le emozioni. Perché adesso, diciamo, mi ha aperto un po' gli occhi, no? Però mi ero completamente dimenticato di questa cosa. Perché non ci ho fatto caso, però ultimamente, quando andavo ad approcciare, facevo la sessione di approccio, comunque in generale, magari andava male, ma non per forza, comunque prendevo un numero, poi non so, ma in generale. Però dopodiché, quando tornavo nel tragitto, sempre con queste cuffie, con la musica, secondo me quello mi ha... Vai senza. Io No, devo andare senza cuffie ormai. mi facevo il. Stavo fuori Milano, facevo il tragitto in tram, cioè era tutto Lì dritto. risalivano le emozioni negative, Ma diciamo. non per forza, non lo so, non mi ricordo esattamente. Ma comunque il concetto era non avere la distrazione, sia l'andata che il ritorno. Poi delle volte invece sceglievo, consciamente dicevo, ok, oggi vado con la musica oppure con sentirmi qualche audio di qualcosa. Però c'erano quella maggior parte dei giorni in cui andavo senza stimoli auditivi, cose varie, perché sennò sei sempre nel loop di andare a sopprimere e non stare con te stesso. Gli facevo la meditazione a casa, occhio, no, non è solo facendo la meditazione che io non la chiamo meditazione perché poi la gente si perde in questa cosa qua. Quindi, quello che stavo dicendo prima, nel momento in cui vai a iniziare a scoperchiare tutte queste varie emozioni. E si esprimeranno attraverso anche sintomi fisici, quindi per esempio la cosa dell'andare in bagno più frequentemente. Se noti che inizi ad andare in bagno più frequentemente, cioè la paura si esprime anche così. Uff, mi ricordo, Ma sì. non Sì, è uno scherzo, è una cosa reale. E tu stai buttando fuori anche paura andando in bagno, non è uno scherzo. Oppure si esprime anche attraverso il mal di testa. Io quando mi viene mal di testa so per certo che è qualche emozione che sta uscendo. Perché il mal di testa fisico è praticamente impossibile che mi venga. Forse l'ultima volta mi ricordo quando me l'ho sparato una bottiglia di vino con una ragazza, e lì il mal di testa perché ci siamo sparati due bottiglie di vino in due. Comunque, come ti ho detto, la cosa poi si può esprimere attraverso sintomi fisici, quindi la cosa del mal di testa. Per esempio, non so, magari. E magari si esprime poi il giorno dopo. Quindi non sono delle cose che le puoi controllare. Cioè, quando arriva una sensazione. E magari ti arriva, non so, giorni di distanza. Magari hai fatto una sessione di approcci un giorno, e il giorno dopo, a metà giornata, ti inizia a venire il mal di testa. Inizia a essere poco. A fine giornata arriva che tipo ti sta esplodendo la testa. E tu non devi opporre resistenza a questa cosa. Devi cercare anche di amplificare quella sensazione. Andando a dormire, di solito poi il mattino passa. E quando è passata, quindi il mattino dopo, prova ad andare sul campo e ti senti molto più scorrevole, più leggero, perché una parte, diciamo, dell'emozione è andata via, che si è espressa tramite questo mal di testa. Quindi il meccanismo è lo stesso per qualsiasi emozione. L'avevo già fatto l'esempio con la della gelosia, lì che mi ero fatto la galleria di foto di ragazze, non l'avevo spiegato nel video forse. Te lo ricordi? Non te lo ricordi? Sì, come no.
che queste cos'è? Le guardavi, è così per farti salire l'emozione, okay, vedi? Okay. Sì, sì. Oppure quella tipa lì in discoteca che me l'avevano fregata, che era un primo appuntamento in discoteca. E lì io per il tutto non ci ho lavorato bene su quell'emozione là, perché era così tanto sgradevole che se ci avessi lavorato lì sul momento, un pochino sì, ci avevo lavorato lì sul momento, che mi sono andato in macchina e sono rimasto lì poi in macchina e ho cercato di lavorarci un po', però era così tanto che così sgradevole che non la... Chi era quello che faceva il PR? Come era? No, era uno che avevo prossimato di giorno. Ah. E, no, perché se non ho confuso, disse quella prima ragazza, ha detto che ti ha scopato, era quella che faceva il PR, no? No, non c'entra. Ok, questa era una che aveva approcciato e te la sei portata al primo appuntamento in discoteca. Sì. E anche nei giorni successivi non ci ho lavorato bene poi su quell'emozione, in realtà ci ho lavorato con, però potevo fare molto di più perché non volevo ripensare a quello e quindi lo stai andando a sopprimere. Quindi questo è un esempio su come lo puoi utilizzare anche per altre emozioni. Cioè, bisogna essere un po' masochisti qua, così per dire. Sì, qualsiasi cosa ti aiuti a capire meglio il concetto, se tu te la spieghi con l'essere masochista. Cioè farsi un po' del male a se stesso in modo di rivivere l'emozione, di non... Sì. Okay. Bene, io direi che abbiamo visto anche abbastanza, se non ti è chiaro come funziona tutto quanto il metodo al 100%, non ti preoccupare, tutto quanto nella norma è piuttosto difficile capirlo a primo impatto, io ci ho messo mesi soltanto per capirlo, figurati, poi per applicarlo, e in ogni caso è impossibile capirlo al 100% senza anche poi un'applicazione dal vivo nella vita reale, quindi per chi fosse interessato a capire come rimuovere definitivamente le proprie paure con le ragazze, consiglio di interessarsi a un corso al vivo con approcciala.it, sicuramente è la soluzione migliore. Ricordo che sono usciti appunto i nuovi corsi al vivo a Roma con Gianluca, nuovo coach ufficiale di approcciala.it, che dal 17 al 24 gennaio del 2022 ci si può iscrivere a un prezzo di lancio più basso, poi dopo il 24 gennaio il prezzo aumenta. Tutte le informazioni sono sempre sul sito www.approcciala.it oppure cliccando sul primo link in descrizione. Se hai domande, dubbi, non sai come funzionano i corsi avvio, non sai se i corsi avvio fanno a caso tuo, c'è sempre un numero di telefono gratuito che puoi chiamare in descrizione per parlare a voce con una persona esperta del mio team, o sempre in descrizione c'è anche il contatto WhatsApp per parlare via messaggio sempre con una persona esperta del mio team. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video.